Assessore Said, lei ha parlato prima di quella che potrebbe essere la sanità del futuro, tra ospedale di qualità e organizzazione sul territorio. Quanto siamo distanti da questa situazione? Beh, devo dire che abbiamo intrapreso un percorso. Sugli ospedali stiamo facendo investimenti per aumentare appunto la qualità, anche in tecnologie. Dobbiamo farne ancora di più, nuovi ospedali che stiamo realizzando in giro per il Piemonte, e contemporaneamente abbiamo avviato la fase delle case della salute, cioè i medici che lavorano assieme, magari in ambulatori, attrezzati con un po' di diagnostica, in modo da dare la risposta alla domanda nuova, soprattutto dei cittadini anziani che crescono, che chiedono, come dire, delle cure, delle visite programmate, che è una cosa diversa rispetto all'ospedale. Se noi riusciamo a dare risposte adeguate ai cronici e agli acuti, riusciamo a soddisfare le esigenze, e bene. È chiaro che è un lavoro complesso, perché si tratta di superare una mentalità dove tutto doveva essere un ospedale, tutto doveva essere pronto soccorso, anche quando non è necessario. Io faccio il caso di mio padre, che ha 94 anni. È chiaro che quando viene il medico a vederlo o va dal suo medico, si riesce a seguirlo e non va al pronto soccorso. Mandare molto spesso l'anziano al pronto soccorso è una violenza, perché non c'è altra risposta. Ci possono essere delle risposte a cure a bassa intensità, ma soprattutto di presa in carico del paziente, per evitare che venga sballottato e vada al medico di famiglia, ti fai fare la visita e poi deve andare allo specialista. Se tutto questo lo mettiamo assieme per l'assistenza territoriale, abbiamo risolto un problema e saremo anche, credo, apprezzati per questo lavoro. Venendo a Chivasso, lei ha garantito l'impegno della Regione anche per il futuro di questo ospedale, che è assolutamente centrale in occasione di questa inaugurazione di questa nuova ala. Ma io penso a una cosa di questo tipo: la struttura oggi c'è, si tratta di utilizzarlo. Lo sviluppo degli ospedali dipende anche dalla qualità professionale, dipende dall'organizzazione. Oggi ci sono le condizioni per potersi sviluppare, poi concretamente vedremo che cosa è necessario in funzione delle esigenze che matureranno su questo territorio, quindi la disponibilità è completa. Conclusione dei lavori nel dicembre di un anno fa e inaugurazione oggi. Che cosa è successo in questo anno di distanza? Si è lavorato comunque? Ma si è lavorato comunque, perché in effetti i lavori non erano terminati a dicembre, perché in quest'anno noi abbiamo dovuto provvedere a posizionare le centrali termiche, riscaldamento e raffrescamento, gli ascensori, la centrale, come si dice, la cabina elettrica, e poi dotare tutti gli arredi, l'acquisto delle attrezzature, perché non erano nel primo piano finanziario. Ecco, questo è, ma sono cose normali, solo che... Vogliamo provare a descrivere questi piani, questi cinque piani che ospitano neurologia, cardiologia, la terapia intensiva, il DEA e medicina. Allora, questo intervento sicuramente riqualifica in maniera importantissima questo presidio, perché era un presidio comunque che nasceva tantissimi anni fa, con dei criteri molto diversi da quelli che ci sono ora, e la logistica di questi reparti, anche in considerazione dell'invecchiamento della popolazione, dell'aumento degli accessi al pronto soccorso, faceva sì che questa logistica non fosse più adatta a un'assistenza umanizzata, ecco, perché camere da 4 in medicina o servizi esterni alla camera, pronto soccorso molto piccolo, quindi dove la sala d'attesa e i luoghi dove espletare l'attività accrescevano in maniera importante il disagio sia degli utenti che degli operatori, che sempre hanno prestato perché presteremo le medesime attenzioni, ma in un contesto sicuramente molto diverso. Lo stesso vale per tutta la parte della medicina. Abbiamo comunque, la cardiologia è dotata di una sala di elettrofisiologia che è molto all'avanguardia, ma è tutto fatto non tanto per creare, sai, quelle architetture d'impatto, di effetto, no? Per dire guarda che bello, ma è fatto proprio perché una delle componenti fondamentali nell'erogazione dei servizi sanitari è anche la logistica e tutti i servizi adesso collegati. C'è un punto prelievi molto bello, che poi se volete lo vedrete, ma è tutto fatto proprio per questo, perché ha valutato in maniera importante la richiesta di prestazioni da parte della popolazione secondo l'andamento, che è quello ormai della medicina, e dota tutti i reparti degli strumenti più idonei da quel punto di vista per accompagnare i percorsi dei pazienti che hanno bisogno dei nostri servizi.
Questo richiederà un incremento anche di personale di assistenza, perché sicuramente la compressione, soprattutto nei reparti di medicina, in un piano rispetto a quella divisione su più piani, comporterà un aumento di personale che abbiamo, come avete sentito prima, si è già disposto. Quindi nel mese di febbraio, quando saranno completati tutti i trasferimenti, ci sarà anche il personale necessario, perché è già stato comunque selezionato. Ed è vero che io la vedo sempre alla calcistica e non come mondonico, ma magari da un altro punto di vista, che ogni partita, questa è una partita che è finita, ma dobbiamo già pensare alla prossima. Mi sembra di capire che il blocco monumentale sia oggetto sicuramente delle attenzioni, lo ha confermato anche a livello di disponibilità l'assessore Saitta. Sì, il blocco monumentale sicuramente sarà importantissimo all'interno dell'erogazione dei servizi, perché avremo un blocco destinato all'attività chirurgica, un blocco destinato all'attività medica e un blocco destinato alle attività cosiddette di giornata, che non prevedono quindi la permanenza notturna del paziente all'interno dell'ospedale, ma degli hospital e ambulatori, riabilitazione. Poi ci sarà anche lo spostamento, verrà rimesso comunque a nuovo il repartino psichiatrico, che potrà quindi ritornare a contenere quei 12-14 posti letto che oggi sono stati compressi.